Per fare questo video, questa maglia è decisamente molto brutta, quindi mi sa che va cambiata. Oh, questa è decisamente più fresca e mi sta pure meglio. Possiamo cominciare con il video di oggi. Salve ragazzi e bentornati con un nuovissimo video. Fermi tutti, piccola interruzione, in questo momento mi trovate in live streaming su Twitch, link in descrizione. Da quando sto caricando video molto diversi, mi sono ritrovato tipo una ventina di messaggi sul profilo mio di Instagram. Biasix, ma non porti più videogiochi? Biasix, ma i Fortnite che fine ha fatto? Biasix, ma Minecraft lo portavi? Non lo porti più? Biasix, basta. Ragazzi, il problema effettivo non è che a me non piace più il gaming, ma il problema effettivo è che io ogni sera vado in live sul canale YouTube con dei giochi. La mattina e il pomeriggio vorrei portarvi almeno un video diverso e un po' fuori dagli schemi. Perché sono comunque dell'ideale che portare sempre lo stesso contenuto è segno di monotonia e portare sempre la stessa cosa non fa nemmeno bene. Quindi voglio qualche volta comunque portare anche questi video del genere in cui parlo un po' con voi dell'andazzo generale di questa piattaforma su cui faccio parte. Come avete letto dal titolo, oggi vorrei parlare un po' con voi di Twitch. Ho visto veramente molte, ma molte persone che, essendo streamer su YouTube e anche YouTuber, passano su Twitch e si gettano nel mondo delle live. Ma volevo chiarirvi un po' questa cosa. Qual è il vero motivo per cui queste persone passano su Twitch a fare live anziché restare su YouTube, che è una piattaforma che da poco tempo ha trasformato la beta del live streaming in una versione definitiva? Tanti YouTuber si sono catapultati un po' in questa era del live streaming. In realtà YouTube fa sempre lo stesso giochetto, è molto molto giocherellone e qualche volta prende pure un po' in giro gli YouTubers. Attenzione, non voglio criticare né Twitch né YouTube, sto semplicemente dicendo che molti YouTuber se ne stanno andando a YouTube e stanno andando a fare live su Twitch. Il vero motivo effettivo per cui queste persone hanno deciso di cambiare piattaforma, chi è passato su Twitch, ma penso lo sapete chi è passato su Twitch, non faccio nomi, è per il vero motivo che ragazzi su Twitch si guadagna molto ma molto di più. Sembra strano, molti dite ma è una palla, non è vero, non si guadagna da nessuna parte, il web è un lavoro inutile, i video su YouTube non si fanno. Ragazzi, in realtà non è vero, perché è da molti anni che Twitch si differenzia dalla piattaforma di YouTube dal punto di vista economico. Mentre su YouTube per arrivare a fine mese con 150 euro, ma 150 euro, devi fare 2 milioni di views a video e devi pubblicare 31 video al mese ogni giorno, su Twitch basta avere 50 seguaci, avere streamato in media 8-9 ore e arrivate a fine mese con uno stipendio. Sì, è vero. Molti mi chiedete, ma perché non passi su Twitch? Ragazzi, il mio non è un lavoro. Io non faccio YouTube come lavoro. Tant'è vero che sono comunque uno studente. Studio anche musica. Tant'è vero che potrei tranquillamente trasformare la mia postazione in una postazione musicale. Ma non lo faccio perché, molto semplicemente, ragazzi, io adoro quello che è il mondo di YouTube. Mi ci sono catapultato qualche anno fa. Sono stato abbastanza fortunato perché l'ho fatto quando YouTube al tempo era ancora la YouTube Italia, però incerta. Cioè, i big non esistevano ancora, quindi bene o male le persone che tentavano di emergere comunque avevano quella piccola fetta di pubblico. Adesso, tralasciando stare i video che ho fatto copiando YouTubers, i video, il nome che era un po' scopiazzato da altra gente, però ragazzi me la sono veramente sudata 3 anni fa. E questa è una cosa di cui mi vanto e continuerò veramente a vantarmi. Mi permetto di citare Tony Game perché ci siamo impegnati veramente assieme, abbiamo fatto veramente video su video su video. Mi ricordo ancora che le live streaming non le potevo fare perché il mio computer non me lo permetteva, anzi il mio computer, la mia connessione, perché abitavo un po' in periferia della mia città e quindi la fibra non arrivava, poi se non sbaglio non esisteva nemmeno la fibra, non mi ricordo. Però ragazzi, comunque in realtà, io penso di restare ancora su YouTube per molto ma molto tempo e per farmi lasciare la piattaforma devo dire che ce ne vuole ancora di tempo. Quindi penso che ragazzi, comunque Twitch sia un'ottima piattaforma. Twitch è un'ottima piattaforma e l'è sempre stata. Tant'è vero che prima che YouTube appunto integrasse questa nuova funzione delle live streaming, tutti gli YouTuber, mi ammetto di citare Stephanie Sural Power, andavano in live su Twitch. Però a molti di questi YouTuber adesso conviene streamare su YouTube. Perché? Perché semplicemente se uno YouTuber tipo Stephanie Sural Power, mi vengono questi nomi qua, ma prendetelo in generale
prendete molto questa cosa molto generalizzata come big youtuber, facendo più di 100.000 visualizzazioni a video e, tenendo più di 40.000 mi piace a video e più di 40.000 persone attive, non sono poche, andando a fare una live streaming in media a settimana, comunque si vengono a ritrovarsi con più di 20.000 spettatori e non è poco. Ma arriviamo al succo del video e di quello di cui volevo parlarvi oggi. Ragazzi, molti mi chiedete: ma perché non passi su Twitch? Ragazzi, io vorrei passare su Twitch, ho anche un canale che trovate qui sopra, che trovate anche in descrizione, ho un canale Twitch. Qualche volta sicuramente farò qualche live streaming, vi avviso sul mio canale Telegram che trovate in descrizione, vi avviso anche sul mio canale di Discord che trovate in descrizione, trovate tutte le box informazioni. Quindi ragazzi, il succo era, ragazzi, molto probabilmente farò qualche live anche su Twitch, ma sicuramente qualche volta di pomeriggio, un po' in quei momenti un pochettino morti, qualche live fuori dagli schemi sul canale di Twitch ci starebbe tutto. Che dire ragazzi, vi ringrazio per avermi ascoltato, vi ringrazio per queste due parole che vi ho detto. Ragazzi, in tutto sommato volevo parlarvi un po' di Twitch e dell'andazzo, di come va. Che dire signori, io vi ringrazio per essere stati qui con me, ci vediamo al prossimo video, ciao belli!